Da Pistoia a Pistoia, l'ultimo successo esterno dell'Arezzo agli inizi di maggio finì 3-0 per la formazione Amaranto. L'Arezzo cerca la sua svolta anche in trasferta contro la Pistoiese. Tutto confermato per Di Donato, gioca Picchi dall'inizio al posto di Foglia. Per il resto ormai l'Arezzo godato col solito 4-4-2. Dall'altra parte, per quanto riguarda la Pistoiese di Pancaro, Gucci in avanti con le prime battute. L'Arezzo che prova a controllare subito la partita, sale Tassi dopo 44 secondi, Tassi cerca Cutolo al limite, la mette giù di sinistro, poi la conclusione, super Cutolo anche a Pistoia dopo 40 secondi o poco più. L'Arezzo va in vantaggio, nono gol in campionato per Nello Cutolo, che non si ferma più, ancora in gol Cutolo. 1-0 per l'Arezzo, sembra subito il tardo pomeriggio di Pistoia in discesa. Pistoia che ha piovuto tutta la giornata. Qui c'è intanto una corta respinta, palla di ritorno per Gucci, non scatta il fuorigioco. Gucci. Pissardo, palla sul fondo. C'è un calcio d'angolo poi per la Pistoiese al 18° minuto. Ma c'è un problema per l'assistente, uno degli assistenti dell'arbitro, Marco Trinchieri, che si tocca. C'è dunque un problema, viene richiamata l'attenzione anche da parte dell'arbitro Mattia Pascarella di Nocera Inferiore. Dunque problemi per il primo collaboratore del direttore di gara, Marco Trinchieri. E allora non ce la fa, non ci sono assistenti, c'è stato anche un appello allo stadio, tesserati, aia, e dunque si proseguirà senza assistenti. Da una parte andrà Capaccioli per l'Arezzo, team manager Amaranto, dall'altra Vanni Pessotto, il fratello di Gianluca, che è un dirigente della Pistoiese. Dopo 11 minuti la gara riprende con la conclusione vincente di Stijepovic sull'assist di Cappelluzzo. La Pistoiese trova il pareggio. Rivediamo qui l'incornata di Cappelluzzo. Stijepovic, gran sinistro, è il quinto in campionato per lui. E dunque al 36° arriva il pari, si fa raggiungere l'Arezzo. Un momento questo, un po' di disattenzione. Arezzo che era partito forte, poi era calato, anche complice forse l'interruzione. Qui siamo nel secondo tempo, Vitiello è andato a terra, Gucci va alla conclusione, la palla è sul fondo. Pistoiese che ha perso Terigi all'inizio, Yamas butta giù così Belloni, è già ammonito Yamas, e dunque al 28° della ripresa la Pistoiese rimane in 10 per l'Arezzo, la possibilità di chiudere con l'uomo in più. Nella Pistoiese poi si infortunerà anche Stijepovic, al suo posto dovrà entrare Cerretelli. Qui Yamas che deve abbandonare il campo. L'Arezzo con Luciani, parte il traversone, Belloni e Gori qua non riescono a trovare la via della rete. Cerretelli batte il calcio di punizione di sinistro, Gucci sbuca, palla in rete, ma c'è il braccio dell'arbitro alzato, posizione irregolare di Gucci, chiaramente senza assistenti. Qui è l'arbitro che vedete dove è anche posizionato, si è messo in linea per scovare qui il fuorigioco di Gucci. 92, calcio d'angolo per l'Arezzo, battuta di Cutolo, è entrato Golando, la deviazione del portiere della Pistoiese, Golando tira davanti alla porta, pallone alto con Luciani che ha avuto la grande chance. Le proteste della Pistoiese, c'è anche un cartellino per Dametto. 94°, l'arbitro che poi però controlla il tempo e dice che basta così. Caduto di tutto a Pistoia, dal gol iniziale di Cutolo all'infortunio dell'assistente, l'Arezzo che si è fatto raggiungere, e poi nella ripresa anche con il giocatore in più c'è stata anche la grande paura per il gol annullato per fuorigioco. Nell'Arezzo erano entrati nei minuti finali i cambi eseguiti da Di Donato nel finale, Pio al posto di Belloni, Rolando al posto di Picchi, 1-1.